Buongiorno a tutti voi e bentornati. In questo video vedremo un visore stereoscopico. Ci sono due lenti poste a una distanza media di 6,5 cm. Diciamo che la distanza interpupillare può variare, la distanza dei due occhi, tra 5,5 e 7,5 cm. E questo visore permette di vedere un'immagine, si forma un'immagine stereoscopica, quindi si apprezza la profondità. L'invenzione del visore stereoscopico risale intorno al 1830 ed ebbe diffusione, questo strumento ebbe un'ampia diffusione in tutto l'Ottocento, secolo scorso, adesso ha ancora un utilizzo, diciamo, collezionistico e didattico.